dentice, io vorrei un'ultima riflessione da Utkin, che qua accanto a me abbiamo toccato diversi temi, compreso questo del Medio Oriente, no? Che no, non possiamo non tener presente. Sì, tornando all'ultimo, all'Israele, per me è stata una grande sorpresa che Stati Uniti hanno permesso di passare questa Eh sì. Per risoluzione e quindi cui questo. la Russia, invece, la Russia l'ha votata, ha votato a favore in Consiglio di sicurezza, mi sembra. Sembra di sì, comunque anche la Russia non ha messo veto, questo se no non sarebbe passata. E quindi anche questo cambia, quindi non alle parole, ma anche dei fatti che la politica estera americana cambia e quindi sicuramente qualche vulnerabilità in negativo o in positivo ci sarà l'anno prossimo. Tornare solo sull'aereo, abbiamo parlato di giornalisti, abbiamo parlato di coro di Aleksandrov, forse devo far ricordare di quella Elisabetta Glinka, che è La Madre Madre Teresa Teresa, che ci russa, che è dicevi. veramente una persona eccellente che aiutava prima a malati terminali, quindi ha fatto una serie di hospice prima che i russi, che ha iniziato a fare questo lavoro, poi è passato sia a questo sia soprattutto a aiutare i bambini malati di cancro, non solo di cancro, nella zona di conflitto come Ucraina, poi Siria, e non trattavo nemici e amici, c'erano bambini che veramente una persona talmente eccezionale, non l'ha conosciuto, pensavo di aver conosciuto in qualche occasione, adesso no.